ci siamo insieme con le mie professoresse, c'è Eleonora. Buonasera. C'è Laura. Buonasera. Per gli amici Francesca. C'è Ludovica. Buonasera. Per gli amici Eleonora. C'è Francesca. Per gli amici Ludovica. Eleonora non ho detto come viene chiamata dagli amici, per gli amici imperfezione fisica o morale. Ci sono anche i nostri concorrenti, è chiaro, fondamentali. Eccoli, il nostro campione Antonello Milani, accolto come un colto. Ciao Carlo, ti posso dire solamente che il bicchiere mezzo pieno è mezzo vuoto. Questa ghigliottina mi sta proprio tagliando le... Francesca, sì. Francesca Cupelloni, sì. Giovanissima, è al primo anno di lettere e filosofia, sta già aspettando l'esito del secondo esame, del vero? Secondo esame. È alla maturità quando è preso? Alla maturità a 30. 30, insomma. Insomma. Sì, ma diciamo che il livello intellettuale manca un pochino. Pasquale, ben arrivato. Pasquale Vitale, 18enne di Carinaro. Quinto anno del liceo scientifico. Sì. Media? L'anno scorso del 2. Senti, sposato, fidanzato, single? Single. Come deve essere? Sì, la mia donna ideale deve essere innanzitutto single. Nel primo libro dell'omonima saga, Harry Potter ha 700 anni. Vero o falso? Vero. Vero, vero, vero. Nella mitologia romana la dea del silenzio aveva il pene. Vero o falso? Falso. E invece è vero. Nel calcio Maradona deve essere alto almeno un gobbo di Notre Dame e mezzo. Vero o falso? Vero. Vero. Pasquale, salire in cima al Big Ben di Londra può richiedere una metropolitana. Vero o falso? Vero. Vero. Andiamo da Andrea. Nel Settecento i pipistrelli di corte usavano le scarpe con i tacchi di diamante. Vero o falso? Vero. È vero. Una barca che fa la spola fa lo stesso percorso di una spola che fa la barca, lo fa avanti o indietro. Vero. È vero. Andiamo da Francesca. Brad Pitt dorme solo 25 ore al giorno. Vero o falso? Vero. No, errore anche per Francesca. Pasquale. In occasione delle prime, i nazisti alla mostra del cinema in Germania sfilano su un tappeto verde. Vero o falso? Falso. Falso, il classico tappeto rosso. Riprendiamo da Fiorella. Nel Salento, Fiorella, è un raro ortaggio. Vero o falso? Falso. Falso, è una specie di broccolo. Andiamo da Andrea. Il fazzolettone è il copricapo delle suore. Il fazzolettone è il copricapone delle suore. Vero o falso? Falso. No, falsone. Antonello, il campione. A, B o C? A. In Africa vive uno dei più grandi insetti del mondo. Proprio per le sue dimensioni è stato chiamato scarabeo. Non Golil o Moses. Golil. Antonello, Antonello. La risposta è Antonello Milani! Pipistrelli. Il rinofolo maggiore è un pipistrello. Com'è chiamato per la sua curiosa forma del cazzo? Nido di bue, piede di porco, ape, di ferro o occhio di cap... Vediamo... Piede di porco? No. Di porco? Usanze straniere. A Taiwan, durante un corteo funebre, può capitare di vedere cosa? Bambini vestiti da spogliarelliste. Sciami di farfalle. Cani spettro. Carri. Allora. Sciami di farfalle. No, sbagliato. No. Andiamo da Pasquale. Sarà qualcosa più. Qualcosa di più hot. Cadi con spogliarelliste? C'è poco da ridere. È la risposta esatta. È la risposta esatta. Grazie e andiamo avanti con la scossa. Ai 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 ai.
signori! Buonasera, buonasera a tutti!